Oden è l'uomo che forse nella poesia di lingua inglese, quindi intendendo sia poesia inglese sia poesia americana, meglio rappresenta il Novecento perché lo attraversa completamente, nasce nel 1907, muore nel 1973, lo attraversa anche negli suoi eccessi, perché Oden, giovane, è marxista, convinto. Crede fermamente nelle teorie psicoanalitiche, poi dopo ha un ripensamento completo dopo la guerra di Spagna 36-39, a cui partecipa, fa un viaggio in Cina nel 38 e abbandona le teorie marxiste e riabbraccia quel cristianesimo nel quale era stato educato da questa famiglia, peraltro non perfettamente inglese perché è di origine islandese e difatti anche Oden poi ritorna in Islanda e scriverà lettere dall'Islanda. Ecco, e questa fase, diciamo, di ritorno al cristianesimo lo accompagna nel periodo dal 39 in poi, quando viene negli Stati Uniti, come hai detto prima, e prende poi la cittadinanza americana nel 46. Decide con diciamo, l'abbandono della cittadinanza inglese, di non occuparsi più di politica e difatti manterrà fede, verrà anche tacciato un po' di Ci tradimento furono delle violente certo, polemiche su perché questo. abbandona l'Inghilterra proprio nel momento in cui c'è la guerra Dell'assedio. con la Germania. E però mantiene fede a questa promessa, prende la cittadinanza americana e poi nel 1947 scrive quell'opera fondamentale che è L'età dell'ansia, The Age of Anxiety, che poi nelle storie letterarie viene assunto come titolo per indicare la letteratura postbellica, la letteratura moderna, l'età contemporanea. Ma non è l'ultima fase, non è l'ultima fase di Oden, questa, diciamo, del ritorno al cristianesimo, perché ce n'è una terza, a mio avviso, che non è spesso evidenziata, ma che io percepisco con gli anni 60 nella sua biografia, quando si sente ormai vecchio e dice New York è diventata una città troppo violenta per un uomo solo. Uomo solo che peraltro aveva appena chiesto a Hannah Arendt di sposarlo e Hannah Arendt lo aveva rifiutato. Oden era omosessuale ma era sposato con Erika Mann, la figlia di Thomas Mann, che aveva sposato nei suoi 20 anni per permetterle di fuggire dalla Germania nazista. E poi appunto in età matura chiese Non lo sapevo Hannah questo. Arendt in sposa, ma questa saggiamente E rifiutò. non per questione di cittadinanza, quindi. No, no, è perché, ma poi Oden dice New York è diventata troppo violenta per un uomo solo come io sono e torna in Europa, ritorna nel college di Oxford dove ha studiato da studente ed è molto orgoglioso di questa Ah, qualifica di studente ecco, onorario. straordinario. Studente onorario finisce i suoi giorni come studente onorario. E in questa fase, in quest'ultima fase, che è ben esemplificata tra l'altro dalla raccolta Thank You Fog, Grazie Nebbia, che è proprio un ritorno all'Inghilterra, ecco, io la definirei fase oraziana, una fase oraziana che trascende le precedenti ideologie, quella cristiana compresa, e diventa questa saggezza di fronte al flusso della vita, questa saggezza di fronte alle storie degli uomini, che egli narra in poesia, tant'è vero che molta anche sua poesia, tra testi tra i più belli, appartengono all'ultima fase. E poi muore da uomo solo in un albergo di Vienna, dopo una lettura di poesia nel 73, che ebbe un enorme successo. Lo trovano poi nella stessa stanza d'albergo morto il giorno C'è dopo. una parentesi italiana importante per lui. Sì, c'è una parentesi italiana che inizia con la fine della guerra nel 1947. Oden sceglie Ischia per le sue vacanze, ci viene 3-4 mesi tutte le estati, ininterrottamente dal 1947 fino al 1957. Dopodiché decide di lasciarla perché c'erano. E ormai Ischia era stata invasa dalle lambrette, e lui usa proprio il termine, quindi le lambrette, il rumore delle lambrette fanno sì che egli abbandoni Ischia, non era più la Ischia degli anni, della fine degli anni 40 che egli aveva conosciuto, era diventata un'isola turistica e tra l'altro proprio nel 57 gli viene attribuito il premio Feltrinelli.
e lui dice this lot of money, gli danno tutti questi soldi, è onorato in Italia perché gli accademici italiani dei Lincei lo considerano praticamente uno di loro, perché da 10 anni viene per diversi mesi all'anno in Italia, e lui non verrà più in Italia, perché poi prenderà come casa di vacanza appunto questo cottage a Kirchstetten in Austria, dove poi vorrà essere seppellito. Ti devo solo correggere, non sono lambrette ma vespe. Vespe e lambrette, anche Vespe e lambrette, tutte e due. In questa due. Poesia, queste goodbye, cose. Tutto il mezzogiorno. Poi ci sono anche con un certo affetto. Sì, poi c'è anche altro da dire, perché Ischia ormai non era più la Ischia che lui aveva conosciuto, con questi nativi estremamente disponibili di fronte allo straniero, che ancora veniva visto come un'entità da riverire e comunque poi da flirtarci con, come dicevano questi del circolo di Oden. Ormai gli isolani si erano fatti più schizzinosi e quindi questa cosa, ormai l'ultimo Oden non più interessato aux affaires de sexe et de coeur, ecco che lascia l'isola per questo cottage austriaco, e quindi le storie poi saranno solo mentali, e qui appunto c'è quella con Brodsky che lui salva dal regime sovietico. Quando arriverà? Sì, quindi leggo questo brano dall'Età dell'ansia e leggerò da traduttore di Oden, non certo da attore inglese, leggerò da Italian Brother Poet. E questo brano riguarda l'infanzia. L'abbiamo strutturato proprio in questo modo. Iniziamo con una poesia in cui Oden parla del bambino come lo vede uno sguardo severo. Behold the infant, helpless in cradle, and righteous still, yet already there's dread in his dreams at the deed of which he knows nothing, but knows he can do, the gulf before him with guilt beyond. Now, he looks at grown-ups with conscious care and calculates on the effects of a frown or filial smile, accuses with a cough, claims pity with scratched knees, skillfully avenges pains and punishments on puny insects, grows into a grin